Buonasera, benvenute a tutte e tutti. Benvenute tutte e tutti a questo ultimo incontro della rassegna AI generativa Cosa cambierà. Anche stasera abbiamo due temi, quindi cambieremo gli ospiti sul palco. Prima il professore onnisciente con Chiara Panciroli, Andrea Colamedici e Pier Cesare Rivoltella, e poi AI sregolata con Brando Benifei, Giovanni Sartor e mia professoressa Mia Caglielli. Quindi partiamo con la parte education. È chiaro a tutti che ChatGPT e tutti gli altri strumenti simili, large language models, nonché l'AI generativa text to image, come DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, cioè quegli strumenti che, data una descrizione testuale, producono un'immagine, anche se insomma la distinzione sta un po' sparendo e ormai gli ultimi sistemi fanno tutte e due le cose, prendono anche in input delle immagini. Comunque, questi strumenti stanno avendo un grande impatto sulla scuola, sul mondo dell'educazione, sull'università, a tutti i livelli. Primo, ovvia cosa è che gli studenti, fin dalle elementari, capiscono che può essere uno strumento a loro vantaggio, diciamo così, in molti sensi del termine, ma anche i docenti si stanno attrezzando, preparando a usare in maniera creativa, proficua, questi strumenti. Prima però di partire con le domande per i nostri ospiti, volevo fare una precisazione. La ChatGPT, che è lo strumento, diciamo, dell'AI generativa che è più conosciuto, è solo una applicazione di quelli che sono i large language models, cioè i motori che stanno dietro ChatGPT e gli altri sistemi. E mi raccontava martedì sera il capo dell'AI europea di Microsoft all'incontro, al corso che abbiamo fatto su ChatGPT, che stiamo facendo su ChatGPT a OGR Tech, che in realtà le applicazioni sono più importanti, devono ancora arrivare. E usare un large language model solo per parlargli e accedere alla sua un po' confusa conoscenza non è la cosa giusta. Insomma, ChatGPT non si può, diciamo, consumare crudo, ci vuole qualcos'altro. E cos'è questo qualcos'altro che sta arrivando? Che i large language models vengono usati come una sorta di ragionatori, di motori inferenziali, a cui tu dai, non per chiedere che cosa sanno, come facciamo ora, e produrre un testo, ma per prendere in input dell'altra conoscenza, degli altri testi, i dati di un'azienda, e usare solo questi motori, questi large language models, per interrogare questa base di conoscenza. Questo ulteriore sviluppo sta permettendo di eliminare uno dei problemi più noti, che è quello delle allucinazioni. Cioè, ChatGPT ogni tanto, non sapendo di non sapere, anzi non sa neanche di sapere probabilmente, si inventa delle cose. Una cosa più classica è i riferimenti bibliografici. Studente si fa scrivere la tesi e poi noi riconosciamo che la tesi è stata fatta da ChatGPT perché ci sono dei riferimenti che suonano bene ma che non esistono. E quindi adesso, quando parliamo e ci immaginiamo dell'uso di ChatGPT nella scuola, ce lo immaginiamo più in questa modalità di utilizzo che abbiamo visto in questo primo anno, perché è apparso a inizio novembre 2022, però ci saranno molti altri sviluppi. Pensate al caso in cui usiamo ChatGPT per accedere a dei libri di testo, a dei libri di scuola. Volevo fare questa precisazione perché anche un pubblico tecnico, come c'era martedì sera, questo non era interamente chiaro. Ma partiamo con i nostri ospiti. Prima di tutto Chiara Panciroli, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, nell'ambito della didattica generale delle tecnologie dell'educazione, responsabile scientifica dell'unità AI Education del Centro Interdipartimentale sull'AI dell'Università di Bologna, coordinatrice scientifica di MOD, Museo Officina dell'Educazione e dell'Università di Bologna. È autrice, insieme a Pier Cesare Rivoltella,
del recente libro Pedagogia algoritmica per una riflessione educativa sull'intelligenza artificiale. E quindi chiediamo a Chiara come può cambiare la didattica grazie all'AI generativa, ma anche oltre alle opportunità, anche quali sono i rischi, al di là di quello dei compiti copiati o delle tesi fatte fare a ChatGPT. E soprattutto l'analogia che spesso si fa, soprattutto nei media, fra la calcolatrice ChatGPT è realistica? Cioè, quando arrivò la calcolatrice tascabile, grossa più o meno come uno smartphone, ma faceva solo somme, moltiplicazioni, divisioni, e tutti si sono chiesti: il mondo disimparerà a fare i calcoli, e non è successo. E quindi l'analogia che si fa è: vabbè, cioè ChatGPT è come la calcolatrice, non è che disimpariamo a scrivere. Bene, grazie di questo invito, buonasera a tutti. Grazie anche di questa premessa, perché nella riflessione che abbiamo fatto con Pier Cesare su pedagogia algoritmica, solo quest'anno, un anno fa, ragionavamo di intelligenza artificiale. Quando ragionavamo di intelligenza artificiale, ragionavamo in modo più allargato, dove l'intelligenza generativa era parte dell'intelligenza artificiale. Quindi anche in questa riflessione che abbiamo fatto su pedagogia algoritmica e le ricadute nella didattica, sicuramente abbiamo fatto una lettura più ampia. Perché? Perché la generativa, diciamo che ha cambiato anche per gli informatici un po' il modo di programmare, di pensare all'intelligenza artificiale, di pensare alle ricadute. E perché? Perché in campo educativo, quando pensiamo allo strumento, prima di tutto pensiamo a dei framework che riprendono dimensioni, tra cui la dimensione critica. Quindi quando usiamo intelligenza artificiale, l'intelligenza generativa nello specifico, come una delle applicazioni, degli ambiti dell'intelligenza artificiale, facciamo una riflessione più ampia che, come i tanti media, ci possa in qualche modo aiutare a collocarla al meglio e a non perderla velocemente, no? Perché già parliamo di una nuova generazione quello che dovrà venire dell'intelligenza generativa, però ci piace collocarla nella scuola. Perché? Perché i movimenti della scuola sono più lenti, per fortuna, da un certo punto di vista, e quindi richiedono agli insegnanti, agli studenti, di capirne il significato prima di poi poterne capire anche l'utilizzo e le ricadute nella didattica. Sicuramente l'intelligenza artificiale si colloca dentro un dibattito, anche quella generativa dell'AIED, che è un dibattito ampio che appunto studia come l'intelligenza artificiale può, quali ricadute ha nell'educazione, no? E fino a pochi mesi fa, quindi parliamo di una tempistica rapidissima, no? Parlavamo della personalizzazione dell'apprendimento, quindi l'intelligenza artificiale che aiuta a personalizzare l'apprendimento. Che cosa vuol dire? Permette a ogni studente di creare un percorso rispetti anche la diversità, che rispetti la diversità dei nostri studenti nell'apprendere. Quindi la personalizzazione è importante. Perché? Perché si colloca sulle tante diversità che abbiamo nella scuola, nei nostri modi di imparare, e in qualche modo è un supporto a questo. Quindi l'intelligenza generativa, anche questa specifica, anche se utilizzata adesso per rispondere ai nostri quesiti, per produrre testi, per produrre immagini, no? Per produrre nei tanti linguaggi che in qualche modo la conoscenza, il sapere può essere indagato, adesso è ancora sottovalutata. Quindi abbiamo bisogno di accompagnare questo processo che permetta sicuramente di personalizzare l'apprendimento. E ancora, l'intelligenza generativa, così come utilizzata, non ha ancora questa ricaduta, e quindi quello che ci auspichiamo è che possa aiutare a supportare l'apprendimento e la diversità nell'apprendimento. Il quadro che è stato un po' aperto è molto più così positivo di quanto c'è, perché tutto questo processo, almeno nella scuola italiana, va ancora
accompagnato per mezzo di un'azione formativa rivolta prima di tutto agli insegnanti, quindi ancora un processo lungo. Dire che l'intelligenza artificiale oggi è nella scuola ancora non è così, neanche nell'università. Adesso incontravo Giovanni, un mio collega qui, che poi aprirà l'altra parte del dibattito, una sregolata e che è interessante anche, lo vorremmo anche nella scuola, che così ci sregola la scuola e in qualche modo troviamo dei nuovi significati. No, questo è una battuta, tanto a dire che tutto il processo va accompagnato. Gli ultimi dati dell'AIED ci dicono a livello internazionale che il grande investimento va fatto proprio sulla formazione degli insegnanti, proprio perché questa intelligenza artificiale, anche questa generativa, possa essere collocata con senso e con significato. E quindi è tutto un dibattito aperto. Questo richiede che questo significato sia creato anche proprio in collaborazione con gli studenti, quando parliamo ovviamente di studenti delle scuole secondarie, il dibattito aperto anche nelle scuole primarie, e quindi bisogna ancora di più lì capire con gli insegnanti come e che cosa si può fare con l'intelligenza artificiale. Ci sono tanti aspetti aperti che vanno a toccare delle dimensioni dell'educazione importantissime. Una un po' l'ho già accennata col termine diversità. Oggi poter usare intelligenza artificiale significa poter accogliere anche tutta una parte di diversità, che vuol dire le tecnologie assistive per chi ha difficoltà nell'apprendimento. E oggi nella scuola abbiamo tantissima diversità, data anche da difficoltà, da apprendimenti di diversità proprio certificate. Questo è un primo utilizzo e questo è un dovere degli insegnanti, poter mettere a disposizione degli studenti tutti gli strumenti che possono migliorare questa e accogliere questa diversità. In secondo luogo, ci sono dimensioni importantissimi, non solo su quella generativa ma anche quella più ampia, quindi io parlo di machine learning, di deep learning, di robotica educativa, quindi abbiamo anche un'attenzione particolare all'intelligenza artificiale, diciamo, più ampia, e non solo questa e non solo quella che verrà, no? Perché quella che verrà a breve è sempre in evoluzione. Ci sono dimensioni importantissime che riguardano ad esempio la valutazione, come valutare nella didattica, un tema spinoso e in qualche modo dibattuto nella scuola, che ha bisogno di essere cambiata, perché la valutazione scolastica avviene come avveniva 80 anni fa, ma nel frattempo conosciamo in modo diverso, ricerchiamo le informazioni in modo diverso e grazie anche all'intelligenza generativa elaboriamo testualità in modo diverso. Quindi ecco, questo è solo uno dei tanti temi che si può toccare. Grazie Chiara. Quindi ChatGPT non è come una calcolatrice con gli steroidi, come si direbbe in inglese. Non è come una calcolatrice e non va utilizzata come una calcolatrice, però effettivamente anche la calcolatrice ai tempi ci ha aperto delle possibilità sull'innovazione, quindi va utilizzata con questa apertura all'innovazione, la possibilità che i media e le tecnologie hanno sempre concesso alla didattica. Grazie. Andrea, volevo chiedere come usava sul campo nei corsi che insegna all'università, però lasciatemi prima presentarlo. Andrea Colamedici, editore e scrittore, insegna prompt thinking, ma prompt nel senso del prompting di ChatGPT, ok? Presso IED Roma e Social Media Theory presso IULM Milano. È fondatore di Tlon, casa editrice Factory Culturale, ideatore della Festa della Filosofia di Triennale Milano e Roma, e il direttore filosofico del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza. Tra gli ultimi libri, Ma chi me lo fa fare, Come il lavoro ci ha illuso, nel 2003, e L'alba dei nuovi dei, da Platone ai Big Data, entrambi con Maura Gancitano. Appunto, dell'alba dei nuovi dei abbiamo parlato nel primo incontro in cui abbiamo avuto il piacere di avere Maura come ospite sul palco. Quindi, detto, qual è la tua esperienza sul campo come dell'AI generativa, come supporto al docente, come strumento per educare e educare a imparare ai ragazzi? Grazie. Allora, intanto una confessione che facevo poco fa al professor Rivoltella, e cioè ogni volta che parlo di intelligenza artificiale io sono in imbarazzo. Sono in imbarazzo perché mi guardo dal futuro e mi giudico molto, moltissimo, perché so che tra 6 mesi, un anno, mi guarderò e dirò:
ma che ho detto, ma che ho detto, ma guarda come stavamo messi, ma guarda che cosa pensavo di incredibile, ma come ero scontato, come ero banale, eppure ero convinto di essere così innovativo e così geniale, e non ci ho preso neanche un po'. Quindi quello che cercherò di raccontarvi è quello che ho fatto nei corsi che tengo con i ragazzi e le ragazze dello IULM e dello IED a Milano e a Roma, e il modo con cui ho cercato di accompagnarli nel capire appunto come pensare ai prompt, come pensare all'intelligenza artificiale. Perché non è un corso di prompt design quello che ho fatto, né anche di engineering, è un corso di thinking, cioè come faccio a pensare, come faccio ad imparare, questa è la domanda. E innanzitutto quello che propongo alle studentesse e agli studenti è un riferimento alla mitologia, perché come dice Salustio, certe cose non accaddero mai, ma sono sempre. E visto che il terreno è accidentato, sempre meglio partire da qualcosa che sono sempre, qualcosa che è, che continua ad essere. E allora faccio riferimento innanzitutto a Platone, velocemente, al mito della scrittura, e gli racconto che Platone mette in scena un dialogo tra Thoth e Thamus, in cui Thoth, che è il dio dell'astronomia, il dio dei dadi, il dio di tanti giochi, propone a Thamus la scrittura, le lettere, e gli dice: questo è il farmaco per la memoria. E Thamus però lo ferma e gli dice: no, aspetta, non è il farmaco per la memoria, ma soprattutto non sei tu a dover decidere che funzione avrà il gioco che tu mi hai donato nei confronti della mia popolazione. Thamus è il faraone degli egizi. E quindi mette subito in chiaro che c'è chi crea e c'è chi decide l'effetto che ha. Non dobbiamo lasciare a chi crea il potere di decidere e di dirci e di farci credere la direzione che prenderà la propria invenzione. Dobbiamo essere noi a prenderci la responsabilità dell'utilizzo e anche della direzione che vogliamo imprimere a quella scoperta. E poi c'è un altro mito altrettanto interessante, che è quello delle sirene, che gli ho raccontato. Gli ho raccontato perché, a mio avviso, il mito delle sirene contenuto nel 12° canto dell'Odissea è estremamente utile, perché ci racconta intanto una figura come quella di Ulisse, che è più o meno rappresentativa di ciò che poi è diventato l'Occidente, e che racconta di un uomo che ha scelto di seguire i consigli di Circe. Molti di noi lo dimenticano, ma il consiglio è stato di Circe, non è stato Ulisse, anche se un po' ce la raccontiamo così, a decidere di non tapparsi le orecchie, di legarsi all'albero maestro, di portare invece i propri compagni a nascondersi con appunto la cera nelle orecchie, ma è stato un consiglio di Circe. Cosa fa Omero? Mette in scena questo Odisseo che si lega all'albero maestro per ascoltare le sirene, perché così possa ascoltare le sirene. Questo è il grande consiglio di Circe, che è estremamente attuale per quello che mi riguarda, perché gli sta dicendo: non sottrarti all'ascolto, ma non farlo nella maniera meno protetta possibile. Tutelati, usa delle cautele. E le versioni contemporanee di questo mito ci sono estremamente d'aiuto. Sloterdijk, un grande filosofo tedesco, ci dice: ci siamo mai chiesti che cosa cantano le sirene? Le sirene raccontano la storia di Odisseo, e Odisseo vuole sentire la propria storia. Foucault dice, nelle parole e le cose, che le sirene raccontano il passato di Odisseo affinché il futuro ne possa fare un poema. È un'immagine bellissima, perché ci riguarda. Ci dice, ci dà un consiglio su come approcciarci all'intelligenza artificiale, generativa nello specifico. E cioè con timore e tremore da una parte, in generale con una visione apocalittica e contemporaneamente integrata, cercando sì di ascoltare questo canto, ma anche di tutelarci. Perché ascoltiamo questo canto? Questo canto racconta la nostra storia. Attraverso l'intelligenza artificiale generativa noi stiamo cercando di costruire per l'ennesima volta, da una parte un paradiso artificiale, ma dall'altra la possibilità di mettere in fila la nostra esperienza, di dare un senso a ciò che ha prodotto l'umanità, di generare valore attraverso una serie di gesti che diventino dati affinché possano essere resi utili. Noi abbiamo questa ossessione più che urgenza di utilizzare ciò che siamo, e speriamo che attraverso questa invenzione possiamo essere messi nella condizione di generare un senso complessivo, una direzione di partenza, quindi un moto iniziale che ci metta poi nella possibilità oggi di immaginare un futuro, in realtà di subirne le indicazioni. E è questo che gli ho raccontato, per poi metterli di fronte al prompting, all'arte del prompting, che in realtà
è inevitabile per quello che mi riguarda. È un'arte che devono apprendere docenti e studenti, entrambi, e non si, ne parlavamo proprio poco fa, non si può mettere lo studente nella condizione di dire rinuncia a ChatGPT, non può essere tolto dall'aula, è ridicolo, è come dire non indossare gli occhiali, è come dirgli questo strumento qui adesso te lo censurerò. Non è possibile operare una censura su ChatGPT, però possiamo alzare l'asticella della sfida. Possiamo metterli in condizione di usare ChatGPT in una maniera più complicata, chiedendogli uno sforzo maggiore, istigandoli a un'erotica della complessità, chiedendo loro, cioè, di analizzare i prompt che scrivono, di cercare di trarre in inganno ChatGPT, cercare di fargli dire delle cose che non direbbe mai, cercare di aggirare le limitazioni, di scoprire i bias di GPT, di produrre dei prompt che non siano semplicemente delle scuse con cui fare prima i compiti, ma delle opportunità con cui finalmente avere di fronte uno strumento che ti dica: guarda che nel mondo le sfide sono tantissime e sono qui davanti a te. Grazie Andrea. Interessante riferimento alle sirene di Ulisse, perché cantano il passato, ChatGPT impara dal passato, e questo però contemporaneamente è anche un limite, come ho discusso in alcuni degli incontri precedenti, perché è un po' conservatore by design, non vede le novità, non vede quello che emerge. Ma torniamo al tema della scuola, scusate, e con Pier Cesare Rivoltella, anche lui da Bologna, ordinario di media e tecnologie per la didattica, è presidente della SIREM, non SIREN, Società Italiana per la Ricerca dell'Educazione Mediale, è membro della commissione scuola dell'Accademia dei Lincei e, come detto prima, coautore di Pedagogia Algoritmica. Bill Gates, noto fondatore di Microsoft e ora full time filantropo, in una recente intervista ha un po' sminuito il timore che i docenti possano essere sostituiti dall'AI generativa. Però nella stessa intervista un po' così dice sì, però mi rendo conto, cambierà il ruolo del docente, finirà a monitorare quello che fanno i sistemi di AI. Non è proprio una prospettiva bellissima. E quindi volevo chiedere a Pier Cesare quale sarà secondo te il ruolo di un insegnante in una smart classroom in cui sono presenti strumenti di AI e di AI generativa in particolare. Grazie, buonasera a tutti. Ma diciamo con una battuta, non più forse Sage on the Stage, ma by the side. Quindi probabilmente la dimensione frontale di messa in forma del sapere e di trasmissione dello stesso passerà in secondo piano, per consentire al docente di passare a lato, di passare a fianco, di mettersi dalla parte dei suoi studenti, non per questo uscendone sminuito nel suo ruolo, perché credo che in questo lavoro di lateralizzazione, come già la tradizione del costruttivismo ha dimostrato, occorrono di fatto delle competenze sporgenti. Quindi non c'è un disinvestimento da parte dell'insegnante, non c'è un venir meno delle sue competenze, anzi c'è un maggior investimento e c'è una maggiore necessità di competenza. Per fare che cosa? Per fare regia della situazione didattica. Una situazione didattica da pensare probabilmente come più attiva di quanto oggi non ce la immaginiamo. Una situazione didattica in cui veramente gli studenti possano essere protagonisti del loro apprendimento, anche in modalità creativa. L'intelligenza artificiale è generativa. Questa generatività ha bisogno di essere armata, ha bisogno di essere innescata. Io spesso, quando ragiono con gli insegnanti di questi temi, ricordo il vecchio adagio degli informatici, no? Che dicevano garbage out, garbage in. Se fuori c'è spazzatura, dentro va a finire spazzatura. In tema di prompting, come diceva Andrea, se so fare prompting riesco ad ottenere delle risposte adeguate, se non so fare prompting quello che mi viene restituito probabilmente è robaccia. E questo dice di una necessità di lavorare sulle competenze dell'insegnante, perché, come già diceva Chiara, che l'insegnante sia in grado di accompagnare i suoi studenti ad una interazione sempre più matura, consapevole e critica con un'intelligenza artificiale, quella generativa,
che io mi immagino come partner, che va pensata come partner. Noi forse in questo momento, come diceva Flusser in un suo bel libro, siamo generazione ultima e generazione prima, e come tutti quelli che stanno sul crinale, che guardano indietro e che non sanno che cosa ci sarà davanti, abbiamo forse un po' paura del futuro. Ci immaginiamo forse che l'intelligenza artificiale possa svolgere un ruolo sottrattivo rispetto agli spazi di protagonismo dell'insegnante. Io credo che non sia così. Credo che non sia così, ma perché non sia così occorre investire. Occorre investire su un certo tipo di formazione dell'insegnante, che non vuol dire dotarlo di micro informazioni sul piano informatico, ma metterlo in condizione di conoscere la realtà dell'ecosistema mediale nel quale viviamo oggi, metterlo in condizione di capire che cosa succeda dentro questi dispositivi e metterlo in condizione di accompagnare lo studente a sviluppare competenze alte nell'interrogazione di questi sistemi. Il prompting, da questo punto di vista, credo che sia veramente lo spazio per eccellenza di investimento. E poi magari nel secondo giro ripartirò da qui per ragionare su uno shift, e lo anticipo e poi magari ci ritorno, su uno shift che si sta verificando nella media literacy, nel lavoro di sviluppo di pensiero critico negli studenti. Noi veniamo da una tradizione che era abituata a pensare allo strumento dell'analisi come strumento principe per lavorare sulle forme simboliche, sulle forme culturali. Forme culturali mediali hanno sempre avuto una materialità, il telegiornale ha una sua materialità, il giornale ha una sua materialità, il cinema ha una sua materialità. Questa materialità si esprime in una forma testuale. La forma testuale, la materialità della forma testuale la rende disponibile per l'analisi. E quindi diventare capaci di fare analisi era, al tempo dei media tradizionali, ma credo fino ai social compresi, la competenza principe da sviluppare negli studenti per elaborare, per esercitare pensiero critico sulle forme testuali. Oggi credo che lo shift sia verso la conversazione. Quindi mi sembra che qui ci possa essere un cambio di paradigma, quindi dal paradigma dell'analisi al paradigma della conversazione. Poi magari secondo giro lo posso riprendere, ma è un tema interessante che ci consente, come magari vi racconto dopo, di recuperare alcune intuizioni che stavano alla base di Lector in Fabula, il libro del 79 in cui Umberto Eco metteva a fuoco il suo sistema della cooperazione testuale. Un'altra domanda a proposito, ma in questa conversazione, il fatto di conversare con un, come dice il titolo, un professore onnisciente che ne sa di più di te, che può creare imbarazzo a un docente che si suppone almeno il libro di testo lo sappia, ma lì ti trovi di fronte a qualsiasi domanda, hai una risposta potenzialmente. Potenzialmente, io ho provato a chiedere a ChatGPT chi fosse il Presidente della Repubblica nel 1913 e mi ha risposto Giovanni Gentile. Quindi, come dire, forse non è onnisciente lui, ma si chiede un'ampiezza di enciclopedia di riferimento in chi lo interroga per capire se le risposte sono all'altezza oppure no. Però, per quello che ho iniziato questa sessione raccontando di come verrà usata, di come verranno davvero usati i large language models, perché questo è vero, cioè, come ho detto, hanno delle allucinazioni. Questo è anche abbastanza grave, perché gravissimo. Da qualche parte l'ho letto, non è che non può dire di non sapere. Invece se prende come input dell'altro testo e ci ragiona sopra, la sua conoscenza diventa più solida e più ampia. Però si corregge, perché dice, ma guarda che la Repubblica è arrivata dopo. Sì, hai ragione. Allora, torniamo a Chiara e rimaniamo però su questo tema, perché prima battuta uno poteva pensare che ChatGPT potesse sostituire i libri scolastici, i manuali universitari. Mi hanno detto da solo no, però in questa forma più generale, quello che è chiamato grounding o contesto, forse può farlo. E quindi, come vedi, Chiara, il futuro dell'editoria scolastica, che non sta già tanto bene
di suo. Da tempo. Da tempo, carica i nostri figli di zaini pesantissimi, ogni volta che escono i miei mi viene da piangere quasi, e manuali a volte nuova edizione al 99% uguale a quella vecchia, ma non puoi usare il libro usato. Quindi il punto di partenza è un po' critico. Cosa succederà in momenti in cui arrivano strumenti come questi? Insomma, all'intelligenza artificiale in qualche modo è chiesto di mettere a posto tanti aspetti che non funzionavano da tempo, e quindi magari anche l'editoria, perché l'informazione diffusa non è solo con l'intelligenza generativa, abbiamo un'informazione diffusa e quindi il ruolo dell'insegnante non sicuramente già con le tecnologie digitali non era quello di sapere tutto, ma più che altro si affidava all'insegnante una capacità invece di personalizzare l'apprendimento e di capire le necessità, e quindi l'insegnante mediatore, tutor, osservatore, i tanti ruoli che oggi può avere l'insegnante, che non è solo un trasmettitore alla luce di questa conoscenza ormai diffusa da tempo. L'editoria con l'intelligenza artificiale. Non so come le case editrici si stiano interrogando su queste, in generale con l'intelligenza artificiale abbiamo già delle sperimentazioni che con i chatbot in qualche modo addestrati sui contenuti dei libri di testo possono aiutare gli studenti a fare i compiti a casa. Un grande tema anche quello di supportare non solo la didattica scolastica, ma la didattica che in qualche modo ha un prolungamento anche nella didattica quotidiana a casa. Quindi questo l'abbiamo già sperimentato, abbiamo già degli applicativi che possono aiutare questo. Questo che cosa vuol dire? Interroga le case editrici come creare anche qui un'alleanza con l'intelligenza artificiale. Quindi mi sembra che la prospettiva sia quella di far entrare anche nelle case editrici l'intelligenza artificiale, creare un'alleanza e ancora di più con questo tipo di tecnologia addestrare l'intelligenza artificiale sui contenuti che in qualche modo l'editoria seleziona per essere contenuti scolastici, come legati non più ai programmi scolastici, perché quelli ormai non ci sono più, ma a un programma di studio di conoscenze opportuno, adeguato per un certo anno, per un certo grado di scuola e via dicendo. L'intelligenza generativa adesso si sta parlando in questo momento di provare a capire come anche tool che lavorano più sull'insegnamento, quindi su strategie di insegnamento, possono essere addestrati sui contenuti del docente e anche sui contenuti dei manuali e dei libri di testo. Questo a livello universitario, a livello scolastico. Quindi si tratta in qualche modo in questo prompting di fare delle domande dopo aver studiato i libri di testo. E questo è poter immettere sicuramente una domanda più sapiente, più elevata, proprio perché sappiamo, e l'abbiamo già detto, che l'intelligenza artificiale ha bisogno di conoscenza, ha bisogno di sapienza, ha bisogno di un livello alto per ottenere delle risposte alte. Quindi in qualche modo alte, complete, sempre più approfondite, che in qualche modo ricalcano un processo di ricerca e di conoscenza, perché sulla sostanza non si può arrivare nell'altro immediatamente, no? C'è anche un percorso, un apprendimento, è un apprendimento graduale, quindi ricalca in qualche modo anche le teorie dell'apprendimento, un'evoluzione sempre più attenta a questo, no? In questo momento con Pier Cesare stiamo chiudendo proprio un'uscita nella rivista Scolè di Morcelliana, proprio questo tema dell'intelligenza artificiale nell'educazione, e stiamo vedendo come l'intelligenza generativa e non solo possa accompagnare sempre di più un'alleanza sempre più stretta tra gli studi e i framework delle teorie che in qualche modo sono le teorie dell'apprendimento e dell'insegnamento e la parte più dell'informatica computazionale. Quindi questa interdisciplinarietà, diciamo che è la necessità che richiede proprio a un'intelligenza di evolversi, proprio perché c'è
tutto un ambito di ricerca interdisciplinare, quindi siamo anche rappresentati, no? Prima avevamo una lettura più filosofica, quindi abbiamo bisogno di tutta questa interdisciplinarietà per supportare questa evoluzione che non può essere solo in ambito informatico. Quindi l'editoria, come a scuola, deve essere un altro partner che in qualche modo collabora proprio perché questa conoscenza che viene elaborata dall'editoria possa in qualche modo innalzare e approfondire i contenuti dell'intelligenza artificiale generativa. Grazie. Andrea, Chiara ha citato più volte il termine personalizzazione dell'insegnamento, della didattica, che da quando è nato il computer probabilmente è il sacro graal della didattica digitale. Ci sono già vari plugin, quindi aggiunte, programmi costruiti attorno a un large language model, plugin di ChatGPT, che promettono di fare personalizzazione. Secondo te questa volta l'abbiamo trovato, il sacro graal, o no? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, no. Nel senso, la prendo larghissima. Tra sei mesi ve lo dico, esatto? Dici bene. No, adesso non credo che abbiamo ancora le cognizioni e le condizioni per capire se abbiamo trovato qualcosa, però se abbiamo trovato il sacro graal, però qualcosa l'abbiamo trovato. Parto da alcuni dati che secondo me è utile diffondere. Fino all'85% dei lavori che si troveranno a fare gli attuali studenti universitari tra 11 anni al momento non esistono. Studio di Institute for Future. Invece McKinsey dice che in generale nel giro di 7 anni, quindi entro il 2030, l'8-9% dei lavori oggi ancora non c'è, ma ci sarà. Quindi nascerà un 8-9% dei lavori che al momento non siamo neanche in grado di concepire. Quindi perché stiamo così temporeggiando sulla risposta? Perché dobbiamo innanzitutto entrare nell'ordine di idee che sta cambiando qualcosa di radicale e di profondo e che non abbiamo più gli strumenti per fare delle previsioni nette. Però sta succedendo qualcosa di molto interessante. Il 6 novembre c'è stata la prima conferenza pubblica per gli sviluppatori di OpenAI, all'interno della quale è stato messo alla, diciamo, è stato divulgato, è stato raccontato quello che è l'inizio evidentemente di una nuova era. Poi vedremo quanto durerà, però è indubbio che in questo momento ogni settimana 100 milioni di persone usano ChatGPT, così come è indubbio che ci sono 2 milioni di sviluppatori in tutto il mondo e il 92% delle aziende dei top 500 di Fortune che utilizza le API di OpenAI, che quindi indirettamente utilizzo ChatGPT o un altro degli strumenti di OpenAI. Quindi c'è un lavoro enorme, collettivo, colossale. Durante questo meeting, questo incontro, in cui appunto sono state raccontate varie cose, tra cui l'inserimento sul mercato di ChatGPT 4 Turbo e varie altre feature, la cosa più interessante è stato il discorso sul marketplace, cioè sul mercato della possibilità di creare il proprio ChatGPT personale, i GPTs. Ossia, ognuno di noi in questo momento, non avendo competenze di programmazione, ma semplicemente utilizzando la struttura di ChatGPT, da qualche giorno, se è in possesso di un abbonamento Plus, può creare il proprio ChatGPT personalizzato. Si poteva fare anche prima, bastava avere dei rudimenti di programmazione. Adesso però sta cambiando qualcosa di radicale. Intanto sta per nascere un mercato in cui le persone potranno mettere in vendita i propri GPT. E quindi io avrò inventato un GPT che è perfetto per fare educazione scolastica nel secondo anno superiore e lo metterò in vendita. Avrò inventato un GPT, avrò ideato, messo a punto attraverso il giusto prompting, attraverso, diciamo così, il giusto dosaggio, attraverso le giuste informazioni, uno strumento che permette di giocare in borsa in un certo ambito, in un certo modo, e lo metterò in vendita e ciascuno potrà comprare
nel giro di qualche mese tutto questo. Già ora però è possibile creare il proprio bot, il proprio strumento personalizzato di GPT. E questo è estremamente interessante, non tanto per, diciamo così, l'effetto immediato e il potere di questi strumenti, ma per il potere dal punto di vista psicologico sull'impatto cognitivo che sta avendo sulla creazione di un immaginario, mi viene da dire. Io, per esempio, ho una figlia di 12 anni che si è innamorata di Tarquinio il Superbo e le ho creato il GPT di Tarquinio il Superbo. Lei era andata in fissa, come mi dice lei, per appunto l'ultimo re dei romani, e quindi io le ho creato un bot che in sostanza ho informato attraverso una serie di manuali scolastici, attraverso una serie di libri su Tarquinio il Superbo, con cui lei interagisce facendo domande direttamente a Tarquinio il Superbo. Ed è interessante perché è uno strumento di apprendimento potentissimo, è una modalità con cui si può entrare in una relazione differente. Ora, non sto dicendo creiamo un GPT per ogni re o per ogni personaggio, però capite bene che si apre uno scenario estremamente interessante per l'apprendimento scolastico, anche per le neurodivergenze, ossia per esempio una persona ADHD che ha un disturbo d'attenzione e iperattività, per esempio può avere un piano di studi personalizzato, può avere delle possibilità di accedere alle conoscenze in una maniera appunto diversa, su misura, tailor-made, in maniera tale che possa avere la possibilità, per esempio, di fare degli esercizi avendo degli inneschi che lo mettono in condizione di provare interesse. E capite che è una rivoluzione, se davvero riusciamo a portarla nella direzione che vogliamo. I rischi li conosciamo, i rischi sono enormi, tantissimi, si tratta di un farmacon e quindi è contemporaneamente cura e veleno. La Vox Media che usavano gli antichi greci per dire che la stessa cosa ti può avvelenare o ti può curare. I rischi sono enormi, sono rischi ambientali, sono rischi etici, sono rischi politici, sono rischi economici, sono rischi cognitivi, sono colossali, quello che può succedere. Tra l'altro vi invito a recuperare le altre puntate di questo ciclo di incontri perché per esempio nell'incontro con Fabio Chiusi se ne è parlato a lungo e con, non mi ricordo il nome dell'altra relatrice, ma non voglio mancare di rispetto, ma è stato interessantissimo anche il suo intervento. Fatto sta che ciò che è davvero interessante è mettersi nella condizione di capire che viviamo in un tempo di rischio e abbiamo delle grandi opportunità di essere parte integranti del cambiamento e non subirlo. Se lo subiamo siamo fritti perché siamo figli di metanazioni digitali che si calano all'interno di un ambiente neoliberista e che spingono semplicemente sulla capitalizzazione della nostra attenzione e siamo fritti. Se invece abbiamo la forza di utilizzare questi strumenti in maniera diversa, possiamo creare un bot, possiamo creare un GPT della classe, della singola classe, un GPT dell'istituto. Possiamo mettere i ragazzi e le ragazze nella condizione di sfidarsi e non di appoggiarsi, affinché questi strumenti non siano dei tranquillanti ma degli stimolanti. Grazie. Solo che se fa il chatbot di qualcuno vivente, che so Alessandro Barbera, si creano un po' più di problemi. Allora, l'AI è pervasiva. Se prendete un cellulare avete decine di applicazioni AI, prendete la telecamera che migliora le immagini, il fingerprint per entrare con le impronte digitali, lo sblocco tramite riconoscimento facciale e così via. Quindi lei è estremamente pervasiva, è già entrata in classe. Carola Frediani, anch'io non stavo pensando, scusate, cercando di ricordare. Grazie. È già entrata l'AI in classe, perché se il docente e la docente non si accorgono che in ultima fila lo studente sta usando il cellulare, il gioco è fatto. E quindi, però, l'AI, come ricorda Kate Crawford, non è tanto una tecnologia o solo una tecnologia, è parte di un sistema economico, industriale, sociale e politico importante. E quando diventerà uno strumento usato quotidianamente in classe, ci dobbiamo fare delle domande, come fate voi nell'articolo del 2020, la pervasività dell'AI e la sua invisibilità sono una sfida nei metodi della media literacy, e citate Buckingham 2009 che dice, suggerisce non solo di educare all'uso critico della tecnologia ma anche di sviluppare consapevolezza riguardo al capitalismo digitale che entra ora
pure in classe. E bisogna fare attenzione a come questo orienti i quadri di pensiero e comportamento e come collocarsi rispetto ad esso alle pratiche sociali che esso promuove. È una grossa questione. Buckingham, dopo quell'articolo del 2009, nel 2017 pubblica un volume che si intitolava Mid Education Manifesto, tradotto anche male in italiano, e in quel volume Buckingham invitava tutti noi a guardare alla bigger picture. Lui diceva, noi quando mettiamo nel mirino il problema dei media ancora lo riduciamo all'uso degli strumenti. Quanto tempo può videogiocare mio figlio? Fanno male? Fanno bene? Quando fanno male? Cosa si può fare perché facciano bene? E lui dice, è un problema superato, perché in questo momento bisogna avere l'attenzione di guardare ad una immagine più grande, fatta di tutta una serie di ingredienti che sono un po' il brodo dentro il quale l'intelligenza artificiale è nata e sta crescendo. E questa bigger picture, accennava Boella, è fatta di tutta una serie di elementi, e anche Andrea lo diceva, che si spostano tra il cognitivo, il politico e l'economico. Potremmo buttare lì qualche parola chiave per comprendere meglio. La bigger picture è fatta di piattaformizzazione oggi. La realtà delle piattaforme è una realtà che dice di una nuova modalità di distribuzione dei contenuti e dei servizi che è completamente personalizzata, per tornare ad utilizzare una parola su cui siamo tornati più volte. Ma le piattaforme sono anche un nuovo modo di pensare e di sviluppare l'economia dei media. E quindi quando entro in piattaforma faccio login e per tutto il tempo che sto lì dentro faccio cose che si traducono in dati che io consegno a chi gestisce la piattaforma e che certamente servono alla piattaforma a rendere la mia esperienza di fruizione più efficace, ma servono alla piattaforma che gestisce la piattaforma anche per tutta un'altra serie di cose. E un'altra parola chiave è mediatizzazione. La pervasività dell'intelligenza artificiale è un aspetto di questa mediatizzazione. Mediatizzazione significa una realtà dei media che è completamente trasformata. I media oggi sono davvero dappertutto, ma sono dappertutto in una modalità nuova che è la loro invisibilità. Oggi, come titola un libro di un paio d'anni fa, l'informatica è davvero diventata invisibile e ha realizzato le utopie di chi nei primi anni 90, come Donald Norman, si augurava che fossimo in grado di scoprire, di inventare un computer invisibile, perché lui diceva quando il computer sarà diventato davvero invisibile la rivoluzione informatica si potrà dire computer. Io credo che oggi ci siamo molto vicini a quel momento lì in cui il computer è scomparso dentro gli oggetti di largo consumo, si chiama Internet of the Things, questa cosa qui, e questa cosa lo rende pervasivo, presente nelle nostre vite senza che noi quasi ce ne accorgiamo. Ecco, si potrebbe continuare, ma non lo faccio. È evidente che questo lancia tutta una serie di sfide che vanno ben al di là dal dire, come spesso si fa nel nostro paese, prima dei 13 anni, mi raccomando, i media digitali in mano ai ragazzi. No, capite che è un assurdo. Se ho capito qual è il nostro ecosistema, ho anche capito che non è possibile tener fuori dalla vita dei nostri ragazzi i media. Bisogna casomai insegnare loro a starci dentro questo ecosistema. La logica è un po' questa. Un'ultima battuta per tornare a Umberto Eco, che ho lasciato lì e vi avevo anticipato. Nel 79 scrive Lector in Fabula, Umberto Eco, e quel libro è il manifesto della cooperazione testuale. È un libro che è stato decisivo per un'intera stagione della ricerca semiotica in Italia e non solo all'estero. C'erano almeno due idee di quel libro che secondo me sono estremamente interessanti anche per noi oggi. La prima è quando Eco in quel libro definisce il testo una macchina pigra. Se non c'è il lettore ad attivarlo, se non c'è il lettore a consentirgli di attualizzare i suoi significati, il testo rimane lì, dormicchia nello scaffale della nostra libreria. E la seconda idea che Umberto Eco lanciava era quella dell'enciclopedia
testuale del lettore, diceva la capacità del lettore di attualizzare i significati del testo è direttamente proporzionale all'ampiezza della sua enciclopedia testuale. Questo ci dà, secondo me, due indicazioni importantissime per chi oggi ragiona di intelligenza artificiale in scuola. Prima indicazione, ci vuole cultura. L'enciclopedia di riferimento è importante, piaccia o no. E quindi un antidoto per neutralizzare la parte velenosa del farmaco è innalzare i livelli culturali, che non significa però nozionismo. Qui ci sarebbe da fare una grossissima riflessione sulle nostre politiche educative e sulla formazione degli insegnanti. E la seconda cosa è il discorso della macchina pigra. Siccome una macchina pigra la si attiva imparando a conversare con questa macchina pigra. E questo significa una padronanza sintattica, semantica e pragmatica della lingua nel prompting. Ecco, io credo che lì, torniamo al discorso della conversazione, si apra il secondo grande fronte. Cultura e capacità conversazionale potrebbero essere due begli ingredienti da cui partire per provare a costruire le competenze degli studenti di oggi e dei prossimi sei mesi. Grazie. Attualizzare il significato è interessante, perché bisogna ricordare che questi chatbot non significano nulla, perché, come hanno detto alcuni eventi passati, quello che prendono in input è un insieme ordinato di parole, quello che danno in output è l'insieme ordinato di parole che costituisce statisticamente il proseguimento più probabile di quello che è stato dato in input. Non capiscono niente. Non rispondono. E quindi appunto il significato sta tutto sempre nella nostra testa, nella nostra capacità di leggere. Grazie Chiara, Andrea e Pier Cesare. Siamo andati un pochino lunghi perché aspettavamo l'onorevole Brando Benifei, europarlamentare, che sapete essere il relatore dell'AI Act, il regolamento dell'Unione Europea, questi temi. Questo periodo sapete che c'è in atto la trilaterale, la discussione Consiglio, Commissione, Parlamento, sono 700 emendamenti o giù di lì, quindi è molto occupato, non so se ce l'ha fatta arrivare, se no comunque abbiamo nostri due, professor Giovanni Sartor dell'Università di Bologna e la professoressa Mia Caielli dell'Università di Torino. Sì, l'onorevole Brando Benifei non è ancora arrivato, dovrebbe arrivare, noi iniziamo e direi che riserveremo poi a lui le ultime battute, le ultime domande, questioni che appunto riguardano il regolamento sull'intelligenza artificiale. Quindi io oggi ho appunto l'onore di presentare il professor Giovanni Sartor. Il professor Giovanni Sartor è docente di filosofia del diritto e di informatica giuridica presso l'Università di Bologna e ormai da diversi anni anche docente presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Il suo volume più recente è L'intelligenza artificiale e il diritto, del 2022, però ricordo che da decenni, mi sembra che fosse già nel 93, avesse già scritto proprio, aveva affrontato la questione del legame tra il diritto e l'intelligenza artificiale quando in Italia questi studi erano praticamente inesistenti o comunque, io direi, agli albori. Allora, ci sono tante questioni di cui appunto potremmo discutere questa sera con il professore. Io partirei proprio da una questione di base che forse interessa molte di noi, che è una questione definitoria.
Cioè, anche prima è stato detto qualche cosa al riguardo. Cioè il concetto proprio stesso di intelligenza artificiale è molto complesso. Quando tutte e tutti noi parliamo, sentiamo parlare di intelligenza artificiale, abbiamo in mente delle tecniche, degli strumenti, dei sistemi molto diversi tra loro, magari li confondiamo anche. E quindi io gli chiederei subito di dirci come facciamo a stabilire, a decidere, anche a fini poi di regolamentazione, che cosa è intelligenza artificiale e che cosa invece non lo è. Molte grazie, è un piacere essere qui con voi. Spero di riuscire ad affrontare in modo adeguato, anche in assenza dell'onorevole Benifei, spero che l'avremo con noi presto, tematiche così difficili. Regolamento è un testo, non so se qualcuno di voi ci ha provato a cimentarsi, estremamente lungo, complesso, articolato, lo si può criticare, ma regolare l'intelligenza artificiale è un'impresa estremamente difficile. A partire dal primo aspetto, cos'è l'intelligenza artificiale? Ovviamente il termine intelligenza artificiale rinvia il concetto di intelligenza, ma cos'è intelligenza? Un tempo si diceva addirittura che intelligente è tutto ciò che i computer non possono fare, ma adesso non lo possiamo più dire. Abbiamo tante cose che intelligenti che effettivamente i computer possono fare. E per il diritto è importante introdurre delle definizioni, perché l'applicazione del regolamento o no a una certa applicazione informatica dipende dal fatto che la si consideri o no un'applicazione di intelligenza artificiale. Allora, abbiamo due definizioni che si sovrappongono, che si insomma interagiscono dialetticamente, vedremo dove andrà a finire l'esito del dibattito. La Commissione aveva proposto una definizione di intelligenza artificiale in cui si faceva riferimento alle tecnologie, cioè un sistema è di intelligenza artificiale se è basato sull'apprendimento automatico, sulla statistica oppure sul ragionamento logico, sistemi basati sulla conoscenza. Il Parlamento, o questa specificazione è stata criticata, si diceva in particolare, allora tutte le applicazioni statistiche, anche le più banali, anche un foglio Excel o qualsiasi delle applicazioni ben note, rientra nel campo dell'intelligenza artificiale. Il Parlamento ha proposto una linea diversa, è di intelligenza artificiale ogni sistema che presenta un variabile grado di autonomia nello svolgere le proprie funzioni. Anche qui qual è la soglia a partire dalla quale si realizza questo livello di autonomia. Quindi devo dire che rimaniamo ancora perplessi. Peraltro quel compito è difficile, probabilmente solo la pratica dell'applicazione del regolamento, sia adottata la prima o sia adottata la seconda definizione, ci potrà consentire di identificare un discrimine tra ciò che è e ciò che non è intelligenza artificiale. Devo dire peraltro che questo concetto non è importantissimo. Perché? Perché il regolamento stesso disciplina in modo diverso le applicazioni che pur rientrano nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Abbiamo sistemi proibiti e cui presentano un rischio inaccettabile, abbiamo sistemi ad alto rischio per i quali è previsto un meccanismo di certificazione e abbiamo anche un sono tre fondamentalmente, e sistemi diciamo a basso rischio, privi di rischio, per i quali invece non è prevista una normativa vincolante applicabile, tranne che per alcuni obblighi di trasparenza. Quindi quello che conta in fin dei conti non è tanto che un sistema sia di intelligenza artificiale, ma che sia o no qualificato ad alto rischio o addirittura rischio inaccettabile. Quindi siamo arrivati alla questione dei rischi, che appunto è affrontata nel regolamento sull'intelligenza artificiale, che è appunto una normativa che, come è stato appena detto, segue proprio questo approccio, cioè un approccio basato sul rischio e, come è già stato detto, differenzia tutti gli usi dell'intelligenza artificiale che creano un rischio che può essere, come è stato detto, inaccettabile o alto o basso minimo. E quindi poi di conseguenza mira a, cioè, anzi lo fa, poi possono esserci ancora dei cambiamenti, ma elenca delle pratiche che sono vietate perché essenzialmente lesive o di diritti fondamentali proclamati nel diritto primario dell'Unione Europea o comunque contrarie ai valori dell'Unione. Quindi io faccio solo alcuni esempi,
esempi più così, forse più noti, di cui si è letto, sono alcuni dei sistemi di identificazione biometrica oppure i sistemi di polizia predittiva basati su profili, ubicazioni, comportamenti criminali passati di un individuo, che hanno fatto tanto discutere, utilizzati negli Stati Uniti anni fa e che hanno prodotto effetti devastanti dal punto di vista della lesione di alcuni diritti fondamentali. Ecco, questi, io ho fatto solo degli esempi proprio banalissimi che si leggono nel regolamento sull'intelligenza artificiale, ma come si possono identificare i sistemi che sono ad alto rischio? Dunque, come diceva il professoressa Caielli, nel regolamento si adotta questa impostazione basata sul rischio, cioè che vuol dire si poteva anche fare una scelta diversa, cioè si poteva dire come accade normalmente nell'ambito del diritto civile, cioè uno si comporta come crede, se causa dei danni poi sarà punito. Quindi una normativa, diciamo, che interviene successivamente dopo che l'attività è stata compiuta e che se questa attività ha effetti nocivi al diritto, si è però ritenuto di andare in una direzione diversa. Questo sembra sia l'orientamento che si impone anche a livello internazionale, cioè anziché limitarsi a punire chi causa dei danni di qualsiasi genere, si introducono delle norme che sono intese a regolare l'attività che viene svolta affinché questa attività si svolga in modo tale da non... Cioè, si interviene in modo preventivo. Qualcosa di analogo ce l'abbiamo nella regolazione, ad esempio, dei prodotti medici, farmaceutici, in cui c'è... non succede che chiunque voglia mettere un prodotto, un farmaco nel mercato, lo fa e poi si vede cosa succede. Bisogna seguire una certa procedura, avere delle autorizzazioni. Lo stesso avviene anche per i prodotti alimentari, meno. E si è deciso di andare in questa direzione anche rispetto all'intelligenza. Sembra che anche gli Stati Uniti, peraltro, camminino in questa aspetta che... A questo punto dobbiamo stabilire quali sono questi. Anche qui, non è una cosa facile, perché l'intelligenza artificiale si usa... Ad esempio, vi faccio un esempio. L'educazione... viene considerato. Ad esempio, Word come video, è il correttore grafico che usa l'intelligenza. Allora diventa Word un sistema alto rischio, solo quando lo uso nell'ambito della. Oppure, altro esempio, vediamo che un magistrato fa una ricerca su Google, usa l'intelligenza. La funzione di ricerca di Google. Vedete, i problemi non sono semplici, sono assai. Dato che si espande presso dei casi tutti anche all'interno di ogni categoria, e se si espandono le categorie aumenta. Però qui cosa ha fatto il Parlamento? Forse ha fatto bene, però anche qui ci troviamo di fronte ad un'alternativa difficile. Noi adottiamo delle categorie e ci atteniamo rigorosamente. Oppure si dà la discrezionalità ad un'autorità di stabilire cosa sta dentro e cosa sta fuori. E questa è la direzione, devo dire, adottata dal Parlamento, che da un lato ha ampliato le categorie, d'altro lato prevede la possibilità che anche dei sistemi che rientrano all'interno dell'alto rischio siano esclusi dalla disciplina relativa. In questo caso bisogna fare una comunicazione preventiva, mi sembra, se non vorrei, è un dettaglio, all'autorità nazionale competente che insomma stabilirà poi se sulla base di questa notificazione se si richiede o no una qualifica ad alto rischio nel caso di cui si tratta. E anche l'opposto, anche sistemi ad alto rischio al di fuori delle categorie. Vedremo cosa succede. Quindi abbiamo delle categorie, ma sono state rese insomma flessibili e dipendenti dall'autorità competente. E questa cosa che può piacere o non può piacere, chiama la certezza del diritto.
Grazie. Sempre seguendo questa, così, questo filone, diciamo, dei rischi dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Sappiamo, ormai da anni si parla con molta frequenza, no, di necessità di trasparenza, da un lato, e poi necessità di protezione dei dati personali, riservatezza o rispetto della privacy. Allora, si può immaginare una sorta di necessario compromesso, perché se si vuole rispettare la trasparenza, allora potremmo avere dei sistemi, dei, diciamo così, dei processi decisionali automatizzati che magari hanno meno prestazioni, sono o meno rapidi o comunque possono incontrare, diciamo, dei problemi a livello di prestazione. Quindi questo è un'altra, è una questione. L'altra che così, che a me interessa in modo particolare, riguarda quello della privacy, o privacy, va bene comunque. Allora, a questo riguardo dobbiamo riflettere sugli effetti discriminatori e lesivi dei diritti fondamentali degli algoritmi, perché ormai è molto nota la necessità di contrastare tutti quei rischi che si sono già rischi che si sono trasformati proprio in realtà, non sono per niente rischi astratti, ma quei rischi di perpetuare dei bias, quindi dei pregiudizi, delle discriminazioni che sono già presenti, sono state presenti magari da decenni, da secoli nelle nostre società, e che sono perpetuati dai sistemi di intelligenza artificiali. Perché? Perché questi sistemi, io qua al momento sono, il linguaggio sarà non del tutto accurato, ma sono costruiti e poi allenati, diciamo nutriti, con dei dati, con i dati che ci sono a disposizione. Allora, i dati a disposizione, oppure dati a disposizione o dati che si scelgono, e qua c'è ancora un altro problema tra chi sceglie i dati e quelli che sono a disposizione. In ogni caso, il problema è quello dei dati. Allora, l'utilizzo dei dati per la costruzione di un sistema, un algoritmo, si scontra con la questione ovvia della riservatezza di chi è titolare di quei dati. Allora, è emersa la questione così che trovo estremamente interessante, che è stata definita della sanctuarization dei dati, soprattutto di certi dati sensibili, immagino in primis quelli relativi all'origine etnica di una persona o all'orientamento sessuale di una persona, che sono quelli proprio ipersensibili, l'orientamento, cioè la religione, e possiamo andare avanti, non all'infinito ma quasi. Ecco, allora, questo ha un impatto, ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente, perché se questi dati sono così sensibili, quindi inaccessibili, allora la persona che si ritiene vittima di una discriminazione algoritmica potrà avere molte difficoltà ad accedere a quei dati e quindi eventualmente a provare in giudizio di aver subito una discriminazione fondata su quei dati, soprattutto quando una discriminazione è di tipo indiretto. Quindi questo è un problema giuridico di diritto antidiscriminatorio che si è già posto ed è, a mio avviso, molto molto importante. Dall'altro canto, cioè, anzi parallelamente, una questione che di nuovo così che ho un po' affrontato è la questione della critica femminista alla privacy. Cioè, la critica femminista è, va bene, è vero da un lato che le donne sono quelle più a rischio di vedere violata la propria riservatezza, la propria privacy, e questa è una versione. Ma l'altra, a mio avviso molto più interessante, è, bene, ma se i dati, diciamo così, certi dati sensibili, quelli che riguardano il genere spesso lo sono, e per tutelare la privacy, la riservatezza delle donne, quindi si nasconde l'esistenza del femminile, e questo è stato fatto anche questo per secoli, allora c'è una sfida enorme. E la sfida enorme qual è? È questa, che l'intelligenza artificiale in generale possa proprio perpetuare ancora per chissà quanto l'idea che la vita delle donne sia da intendersi come divisa in due sfere distinte, no? Quella pubblica e quella privata.
e quindi che no, due sfere distinte che non comunicano, non interagiscono, e quindi da un lato si omette, diciamo così, il femminile, e questa omissione poi si riflette nei sistemi di intelligenza artificiale. C'è questo libro bellissimo che dice Invisibili dati alla mano, si chiamano, che riguarda proprio l'invisibilità del femminile. Allora, questa invisibilità come si concilia con la riservatezza? Come si può rimediare a tutto questo? Ma grazie, adesso non so se sono in grado di rispondere a tutte le sollecitazioni, alcune delle quali mi trovano impreparato, devo dire. Però posso dire questo, che diciamo innanzitutto nel regolamento il tema della preparazione, dell'accuratezza, dell'adeguatezza dei dati, anche al fine di evitare esiti discriminatori, è menzionato espressamente, e il Parlamento l'ha ribadito in modo forse anche eccessivamente ripetuto, perché lo si trova varie volte nell'ambito del testo. Cioè, più in generale, cosa possiamo dire? L'accento in questo settore va sui sistemi che si basano sul cosiddetto apprendimento automatico. In questo caso, come noi sappiamo, questi sistemi si forniscono degli esempi e il sistema impara a affrontare nuovi casi sulla base del modello, delle regole, se volete. Ah, salve, ecco, si è arrivato anche la regola Benifei, quindi a questo punto possiamo sviluppare il nostro dialogo. Quindi concludo rapidamente in modo che abbia la possibilità di inserirsi. Dicevo che il tema è quello dei sistemi per l'apprendimento automatico che riproducono il comportamento riproducono sostanzialmente, costruiscono un modello che riproduce, ovviamente applicandolo a casi nuovi, il comportamento, i pattern estraibili dagli esempi che sono stati forniti. Quindi se un datore di lavoro non ha mai assunto donne in passato, il sistema imparerà, oppure non ha assunto lavoratori di una terza etnicità, il sistema apprenderà a fare lo stesso. Lo apprenderà in alcuni casi anche se manca il dato relativo, ad esempio, non so, il quartiere può essere una via, può essere un indice di etnicità, e il sistema apprenderà a non assumere chi abita in quel posto, e di conseguenza, cioè, pur senza considerare quel dato, si riprodurrà questo comportamento discriminatorio. Questo poi, insomma, ci sono anche altre tipologie su cui adesso non mi posso soffermare, di aspetti discriminatori. Come affrontare questo? Esistono anche delle tecnologie che ci consentono di individuare nel comportamento dei sistemi di intelligenza artificiale, esaminando all'interno il modello, anche semplicemente esaminando come il sistema si comporta, se il sistema stesso abbia esiti appunto discriminatori. La cosa non è semplice, ci può essere anche un conflitto tra l'accuratezza del sistema e il comportamento discriminatorio del sistema stesso, in qualche modo. Faccio un esempio, assumiamo che chi è più povero abbia una maggiore tendenza a non restituire a non pagare i propri debiti, ecco che effettivamente il sistema, che impara ad essere accurato nel valutare l'affidabilità nel credito, discriminerà nei confronti di chi ha, oppure assumiamo anche l'educazione, può essere, o il fatto di aver frequentato certe scuole, pur essendo un indice di una certa prestazione lavorativa, ad esempio, può trasformarsi in un fattore discriminatorio. Quindi questioni sono molto complesse, e io mi fermo qui, voglio soltanto dire che l'uso di questi sistemi non è negativo, anche perché ci aiuta, ci consente di renderci conto di quanto già oggi non funzioni anche nelle pratiche umane. Quindi sono un modo di guardare a noi, non solo di imparare dai nostri difetti, ma anche di avere la capacità di guardare i nostri difetti, possibilmente per rimediare. Ma adesso vorrei dare la parola all'onorevole Benifei, che è stato qua che è appena arrivato. Quindi grazie per essere con noi. Mi spiace, arrivo da Madrid, che alla conferenza della presidenza, proprio per i negoziati, quindi purtroppo un po' di ritardo del volo e sono arrivato un po' correndo, però ci siamo. Sì, no, grazie. Diamo quindi il benvenuto all'onorevole Brando Benifei, appunto, come sapete già, parlamentare europeo e relatore appunto presso il Parlamento europeo del regolamento sull'intelligenza artificiale, di cui già si è parlato sia nell'incontro precedente e immagino sia stato menzionato in tanti altri incontri che di questo ciclo. Ecco, io rivolgerei la domanda che tutti un po' si aspettano la risposta, no? È la domanda semplice,
porre, da rispondere non lo so. Allora, l'Unione Europea sta lavorando da ormai più di 2 anni, no? Questo regolamento sull'intelligenza artificiale è stato approvato al Parlamento Europeo a giugno, il 14 giugno, e adesso c'è un problema, chiamiamolo così, con il Consiglio dell'Unione Europea, quindi ci sono delle divergenze, delle divergenze tra il Parlamento europeo e i governi nazionali che sono appunto rappresentati al Consiglio. Quindi io le chiederei magari di dirci quali sono le divergenze principali e quali sono le prospettive nel futuro immediato. Abbiamo già capito che prima delle elezioni europee non avremo l'AI Act. Prima no, lo avremo prima, adesso spiego. Ma ero rimasta che... No, non lo avremo in vigore, ma certo. devo spiegare perché. Va bene, prego allora. No, il testo, oddio, poi è tutto da vedere perché il negoziato è ancora in corso, però diciamo l'auspicio, anche riconfermato questa mattina in cui sono stato appunto a Madrid alla conferenza, è una casualità forse il giorno in cui anche Sanchez affrontava il voto per tornare a essere il primo ministro spagnolo, perché la data era stata fissata molto prima, quindi era un giorno un po' particolare in Spagna, però diciamo era la conferenza principale della presidenza spagnola oggi, questi 6 mesi, per spiegarlo a chi magari ha meno dimestichezza con questo aspetto. Ogni 6 mesi un paese europeo ha la presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, da non confondere con il Consiglio Europeo, che è quello che si riunisce dei capi di Stato e di Governo, di cui parlano tantissimo i media, salvo che poi spesso quelle riunioni non decidono nulla. Mentre il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea è il colegislatore, cioè sono i ministri per materia che colegiferano con il Parlamento Europeo. È come fosse il Senato dell'Unione, o meglio, io che sono un federalista europeo spinelliano, vorrei che fosse pienamente un Senato e non un organo un po' pasticciato, un po' diplomatico, un po' politico, come è oggi. Il Parlamento Europeo, invece, lo sapete, è quello eletto direttamente dai cittadini, in qualche modo è la Camera dei Deputati dell'Unione Europea. Noi insieme dobbiamo trovare un accordo su un testo di legge, un po' come avviene non tanto in Italia, dove Camera e Senato rimbalzano il testo finché non è lo stesso, invece in altri sistemi, in Germania ma anche negli Stati Uniti, c'è la cosiddetta conciliazione legislativa, e nel nostro caso è la stessa cosa, cioè il Parlamento Europeo approva un testo, il Consiglio approva un testo, poi li si confronta, in alcuni punti saranno uguali perché comunque siamo partiti entrambi da una bozza proposta dalla Commissione Europea, che voglio ricordarlo, non può mettere voti di fiducia, non può fare decreti legge, quindi la Commissione Europea può solo fare un disegno di legge di iniziativa governativa, per tradurlo in italiano, per quello che avviene in Italia con le proposte di legge. Come sapete in Italia quasi tutte le leggi ormai sono fatte con decreti legge o con poi voti di fiducia, diciamo, per in qualche modo strozzare il dibattito parlamentare. Nel caso europeo è diverso, la Commissione Europea neanche volendo può imporre il testo, fa una proposta e noi poi la stravolgiamo molto spesso in tanti punti, lo fa il Parlamento, lo fa il Consiglio, a quel punto ci sono 2 testi e come ho detto vengono portati a un confronto. L'ho voluto riassumere in pochi minuti questo perché si sentono tante stupidaggini, come se i testi li facesse la Commissione Europea, se il Parlamento Europeo non si capisce bene che cosa fa, quindi volevo chiarire bene cosa facciamo noi, cioè noi abbiamo scritto un testo, ora ce n'è anche un altro con cui ci confrontiamo e ne dobbiamo trovare uno finale. Perché dicevo che sono ottimista, devo dire invece che alla fine l'accordo lo troveremo oggi, diciamo l'auspicio di oggi, ma vi dico è possibile, non dico che è certo. L'auspicio di oggi è che l'accordo si chiuda il 6 dicembre, quando avremo il prossimo trilogo negoziale, cioè il momento ufficiale di negoziato, mentre in maniera informale anche oggi abbiamo avuto un confronto, lo stiamo avendo a livello tecnico con i nostri team H24 praticamente, mentre venivo qui mi sono fatto mandare dei testi che sono stati visti oggi dal livello tecnico, cioè è un lavoro in corso molto intenso, però ci sono dei momenti poi più ufficiali. Il 6 dicembre è uno dei momenti in cui si proverà a chiudere tutto, a fare un accordo. A quel punto mettiamo che si chiuda il 6 dicembre, altrimenti dovremo riprovarci a gennaio. Se chiudiamo al 6 dicembre un testo, cosa succede? A quel punto a gennaio-febbraio il Consiglio da una parte e il Parlamento Europeo dovranno fare un voto finale
in sede di riunione del consiglio, nel Coreper o nella riunione di un consiglio telecomunicazioni o altri, perché possono anche farlo altre riunioni del consiglio, oppure e dal lato, scusate, del Parlamento serve un nuovo voto in plenaria che deve confermare l'accordo raggiunto. È una formalità, nel senso che l'accordo, una volta che è raggiunto, i passaggi finali sono una formalità, tanto che poi si parla del testo a partire dal momento in cui c'è questo accordo in sede di negoziato. Ovviamente non sarà l'accordo su ogni aspetto proprio di dettaglio del testo, che continuerà a essere scritto, però le questioni fondamentali a cui ora arrivo velocemente, che mi veniva chiesto quali sono i punti, ovviamente il tema del trilogo, il tema del negoziato, quindi del 6 dicembre, è sciogliere i nodi sui punti più divisivi, più politicamente sensibili, di cui ora dirò, su cui abbiamo divergenze con il Consiglio. Alcune le abbiamo già superate facendo passi avanti nel negoziato, che comunque va avanti da diversi mesi, su altre ancora non ci siamo, e ora vi dirò velocemente. Perché ho detto non sarà in vigore, però potrebbe essere, nello scenario che ho raccontato ora, approvato prima delle elezioni, ma non sarà in vigore prima delle elezioni. Perché? Perché l'entrata in vigore sarà comunque ritardata dall'approvazione tra un anno e mezzo e due anni. Ad oggi è due anni nel testo, stiamo negoziando se ridurre un pochino. Noi riteniamo dal Parlamento che si potrebbe ridurre a un anno e mezzo, ma non è detto che ci riusciamo, quindi alla fine potrebbero anche essere due anni. In quei due anni non succede niente? No, lo dico subito prima di entrare nelle questioni, perché sennò la domanda è: vabbè, ma qui fate tutto solo ora e poi per due anni non c'è nulla. Cioè, ovviamente non è così. Oggi a Madrid abbiamo lanciato, il motivo vero della conferenza di oggi era un annuncio pubblico che è stato fatto dalla Commissione Europea e dal Consiglio, che inizia addirittura già ora, cioè iniziano ora a preparare, sperando che fra qualche settimana si chiude, quindi si può partire con più forza, a portare avanti quello che si chiama il patto per l'intelligenza artificiale, da non confondere con l'atto. Lo voglio spiegare perché è davvero importante e ci dedico un minuto. Cioè, cos'è il patto per l'intelligenza artificiale? È la azione che metterà in campo la Commissione Europea col nostro supporto per quella che si chiama una compliance volontaria anticipata, cioè un rispetto anticipato, un adeguamento anticipato graduale alle nuove norme. Cioè, dal minuto uno in cui il testo c'è, noi ci rivolgeremo agli sviluppatori, agli utilizzatori, alle istituzioni pubbliche, dicendo: gli obblighi saranno questi e fra due anni, se non ci siete, violate la legge. Multe, esclusione dal mercato, impossibilità di usare i sistemi. Però non si può arrivare al giorno prima dell'entrata in vigore senza avere fatto molte cose, perché dovranno essere messe in piedi autorità di supervisione nazionale che dovranno gestire l'implementazione del regolamento, verificare anche le violazioni. Dovranno essere fatte da ogni sviluppatore del sistema una serie di azioni per rispondere alle nuove regole. Vi faccio un esempio subito per poi andare ovviamente sui vari punti, perché sono entrato mentre il professore faceva riferimento a una cosa in maniera veramente chiarissima, che io a un tema, a un esempio che faccio sempre anche io, cioè questo della discriminazione algoritmica che si realizza su alcuni fronti. E un esempio ancora più banale, non so se era stato fatto perché sono arrivato appunto in medias res, facilissimo esempio: oggi abbiamo sistemi che selezionano i curriculum che vengono usati, che escludono sistematicamente le donne e le persone non bianche da determinati lavori, perché hanno imparato che le donne e le persone non bianche non vanno selezionate, perché non vanno bene, perché i dati con cui sono stati allenati gli hanno insegnato questo. Oggi abbiamo sistemi che ragionano in questo modo, ma anche l'intelligenza artificiale generativa, che ho visto essere stata un po' l'attenzione del panel precedente, beh, se voi fate una domanda ad alcuni sistemi, non tutti, alcuni si sono adeguati su questi, ma alcuni sono, cioè, vedo che c'era con la Medici, che su questi temi anche con Clon, insomma, hanno fatto un po' di cose, anche immagino gli altri, Boella, ne hanno parlato. Cioè, se voi chiedete qual è un campione sportivo a alcuni sistemi, saranno sempre uomini, oppure un manager d'azienda, saranno sempre uomini, oppure una famiglia, saranno sempre eterosessuali. Cioè, possiamo andare avanti, nel senso che in alcuni
con alcuni sistemi, alcune idee pregiudiziali su cos'è un leader d'azienda, cos'è una famiglia, cos'è un campione sportivo, sono stati introiettati dai sistemi stessi. Allora io dico, questo ad esempio è un tema che capite che non si risolve in un attimo, ma che è uno dei temi del regolamento, cioè mitigare, eliminare del tutto è impossibile, ma mitigare il più possibile e provare ad eliminare come tendenza questo tipo di discriminazioni nei sistemi, e quindi lavorare sui dati con cui vengono allenati, la loro appropriatezza, la governance di questi dati, eccetera, eccetera. Giusto per fare subito un esempio più terra terra, cioè delle applicazioni reali dell'intelligenza artificiale. Dicevo, la compliance, il rispetto anticipato delle norme, guardate, sarà la chiave, perché appunto ci vorrà del tempo a rendere completamente applicabile questo regolamento, ma noi vogliamo che gradualmente inizino a farlo tutti. Vi faccio un esempio ad esempio molto importante. Arrivano le elezioni europee nel 2024. Il tema dei deepfakes, dell'uso dei finti, voi avete, insomma, la vicenda di Gianbruno l'hanno conosciuta tutti, c'è stato su TikTok un finto Gianbruno che chiedeva scusa alla Meloni, un po' in mezzo in lacrime. Era un finto, era un fake, che però è girato tantissimo e molte persone hanno ritenuto fosse vero. Esempio banale, che tutto sommato ci interessa il giusto, ma invece può essere usato questo stesso meccanismo per mettere a me in bocca il giorno prima delle elezioni qualcosa che non ho mai detto, e hai voglia poi a fare il fact checking, eccetera eccetera. Come lo risolviamo questo? Per esempio, il regolamento prevede uno dei punti in negoziazione, devo dire che su questo abbiamo meno difficoltà a trovare un accordo, ne abbiamo di più sull'altro punto di trasparenza, che è quello sul copyright, ora dirò qualcosa. Su questo punto che sto per dire abbiamo un accordo quasi fatto, secondo me, che è il tema della trasparenza dei contenuti creati da intelligenza artificiale rispetto a quelli che sono invece di origine umana. Cioè, cosa faremo noi? Metteremo una filigrana digitale per poter permettere alle macchine, ai telefonini, ai computer, di dirci loro, appena questo appare nel nostro display, questo è finto. Questo è AI generated, non è una cosa vera, è un meccanismo di watermarking che dal punto di vista tecnico ha tante complessità, insomma se ne sta discutendo di come farlo, eccetera, però il principio è questo, non che dobbiamo aspettare che una piattaforma faccia, perché già ci sono obblighi col Digital Services Act che è entrato in vigore per la riduzione dei materiali illegali, della disinformazione, però noi andiamo alla radice, lo sviluppatore dovrà fare in modo che il contenuto di AI generativa abbia in sé questa filigrana che viene letta dai sistemi informatici, dagli strumenti, e quindi ci fa direttamente arrivare un messaggio. Questo è finto, e quindi lo sai che non è vero, è uno gioco, è uno scherzo, è una cosa parodistica, è una cosa... Ecco. Quindi questo tema, che capite che ha molte altre applicazioni, non solo sulla disinformazione, ha l'applicazione anche rispetto al fatto che qualcuno vorrà sapere se qualcosa, un dipinto è fatto da un essere umano o dall'intelligenza artificiale, come a volte vogliamo sapere se qualcosa è stato fatto da un artigiano o da una macchina robot, giusto? Questo già lo facciamo, allora perché non dovremmo voler sapere se un dipinto lo ha fatto Midjourney o una persona? Quindi, come vedete, ha tante applicazioni questo tema della trasparenza. Sono entrato con questo esempio dentro uno dei temi, nel senso che AI generativa, intelligenza artificiale generativa, i temi della trasparenza, uno l'ho citato, l'altro l'ho accennato. È più difficile per i testi, no? Sono le immagini forse per i testi. Certo, per i testi è molto difficile, stiamo capendo quali soluzioni tecniche a approntare perché si trovi un modo comunque di rispondere a questa esigenza di trasparenza anche rispetto ai testi, che ovviamente è più come tema è più complicato rispetto a immagini. Rispetto, dicevo, all'altro aspetto, il copyright, qui entriamo in un terreno invece di scontro, anche oggi abbiamo discusso, cioè nel senso che la proposta che il Parlamento ha fatto nel nostro testo è quello di dare non solo un opt-out, e quindi la possibilità all'artista, al creativo, al giornalista e i loro rappresentanti, ovviamente a tutti i livelli, di dire io non voglio che i miei contenuti vengano usati per allenare i sistemi. E quindi cosa dovrebbe succedere in teoria con questo opt-out? Vi faccio un esempio. Se io dico adesso
non saprei, faccio un esempio di, vabbè, di un cantante famoso, non saprei, Mahmood. Allora, diciamo, Mahmood vuole che non vengano usate le sue canzoni per allenare GPT o quello che è. Bene, fa questo opt-out. A quel punto, quando tu gli chiedi mi fai una canzone nello stile di Mahmood, il sistema dovrebbe rispondere non lo posso fare perché non ho il diritto di attingere a questi dati. Questo sto raccontando il modello ideale, poi vedremo come verrà applicato, ma in ogni caso l'idea è quella che sì, l'opt-out, su cui c'è meno conflittualità anche coi governi, ma anche qui ci sono più problemi, la trasparenza sui contenuti effettivamente utilizzati, cioè il riassunto dei contenuti utilizzati per allenare, non solo dire io mi tiro fuori, ma tu che cosa hai usato già per allenarmi, perché la verità è che il mondo della creatività, degli editori, dei giornalisti, più che dire non voglio che li usate, la verità è che vogliono che vengano usati avendo un compenso, una remunerazione. Quindi non si crea un mercato dicendo tutti ci facciamo l'opt-out, perché quelli non si allenano più e questi non guadagnano nulla. Quindi per quello, no, vi sto dicendo l'argomento che ho usato oggi nella discussione che abbiamo avuto, cioè, e per fortuna non ero l'unico a pensarla così, cioè noi abbiamo bisogno anche del riassunto sufficientemente dettagliato di cosa viene utilizzato. Questi sono strumenti di tutela per i creativi, per gli artisti. Qualche giorno fa io ero a Lucca Comics and Games, la più grande fiera del fumetto d'Europa e una delle più grandi del mondo, dove c'era un dibattito su questo tema, ho partecipato e voglio dire anche quel mondo lì, come quello di tanti altri artisti, vuole una risposta sulla tutela rispetto a quello che loro hanno prodotto, che viene usato per creare di fatto opere che possono entrare in competizione diretta con quelle create da un essere umano. Questo è uno dei principi della legislazione del copyright che va considerato, perché quando si entra in questa competizione diretta, il fair use, che è uno dei principi della normativa copyright, non può valere, non si può dire che è un uso appunto fair quello di pescare e allenare i sistemi che poi creano qualcosa che è in diretta competizione. Sì, insomma, sono temi, come vedete, molto complessi, difficili anche su cui arrivare a una soluzione specifica, però vi dico, oggetto di una giusta anche dura negoziazione, il Parlamento sta difendendo il principio della tutela appunto degli artisti, perché pensiamo che questo sia importante. Quindi trasparenza sull'AI generativa. Dietro l'AI generativa, altro tema, vado molto veloce ovviamente, i modelli più potenti, i modelli che stanno alla base dell'AI generativa, e quindi parliamo di quelli che si chiamano i modelli fondazionali, i frontier model, cioè chiamiamoli come vogliamo, ma sono quei modelli che hanno un certo grado di potenza misurata con i flops e tutte queste cose qui, e su questi noi vogliamo fare una azione di diciamo di richiesta di una attenzione a elementi di sicurezza, di cybersicurezza, di gestione dei dati, del modo in cui i dati vengono usati, dell'appropriatezza dei dati con cui vengono allenati, che è premercato. È un'eccezione, ora ci arrivo, al senso generale del regolamento, che è basato sul rischio concreto, non il rischio ipotizzato. Nel caso dei modelli più potenti noi facciamo una deviazione dal ragionamento generale del regolamento, che è molto legato all'idea del rischio concreto, cioè dove il rischio non c'è non mettiamo norme in più di cui non c'è bisogno, e verifichiamo, ora farò, ed è l'ultimo punto ovviamente che tocco, degli esempi. Ma nel caso dei modelli, quelli più potenti, quelli che stanno alla base oggi anche delle preoccupazioni, no? Che siano poi quelli che non sappiamo come evolveranno, che hanno una versatilità estrema, che sono quindi un po' la nuova generazione di questa storia dell'intelligenza artificiale, ecco, su di loro noi mettiamo alcune precauzioni pre-trasformazione da modello a sistema. Quindi GPT prima che diventa ChatGPT, per capirci. E lo facciamo perché vediamo un rischio sistemico in questi modelli, un rischio diciamo globale legato alla sicurezza più complessiva della società. Mentre invece l'approccio generale del regolamento, e vi dico su questo tema che ora dico velocemente, abbiamo raggiunto con il Consiglio, è il cuore del regolamento, cioè l'alto rischio, identificare degli usi ad alto rischio su cui noi mettiamo appunto delle procedure di conformità, perché per esempio quali ambiti, per fare degli esempi per capirci, l'uso nelle scuole,
l'uso nella salute, nell'amministrazione della salute, né l'uso nell'ambito della giustizia, l'uso nell'ambito delle procedure democratiche. Esempi di ambiti considerati più sensibili, dove noi diciamo quando l'intelligenza artificiale si usa in quegli ambiti, al di fuori di alcune eccezioni, che ora non sto a dire perché ci metterei troppo tempo, ma diciamo al netto di alcune poche eccezioni, quando si usa in quegli ambiti è un'intelligenza che va guardata come potenzialmente ad alto rischio e dunque va sottoposta a un controllo specifico e quindi appropriatezza dei dati con cui è allenata, governance dei dati, cyber security, impatto ambientale, eccetera. Questo posso fare tanti esempi, ne faccio uno. Quando vai hai a che fare con i bambini nelle scuole, beh, la cyber security del sistema rispetto anche alla gestione dei dati che prendono dai minori, ovviamente è qualcosa di importantissimo rispetto ai malintenzionati, rispetto a questo è un esempio fra i mille che si possono fare. Così come quando hanno a che fare con infrastrutture digitali critiche, altro ambito diciamo considerato sensibile, il fatto che ci sia la possibilità di un intervento umano per correggere errori è molto importante, perché un'intelligenza artificiale, come è noto, può avere anche dei momenti allucinatori, come viene detto nel gergo, e quindi diciamo avere un momento che va rimessa al suo posto in qualche modo, e devi essere sicuro che si possa fare. Quindi questo diciamo sono esempi banali di alcune procedure che noi, quando parliamo di intelligenza artificiale più ad alto rischio, mettiamo in campo. Attenzione, lo sottolineo, ho parlato di ambiti di utilizzo, perché noi, tranne che per i modelli più potenti, come ho detto prima, che sono un po' un'eccezione, noi non regoliamo mai la tecnologia, perché la tecnologia è in evoluzione molto veloce, è sbagliato, sarebbe stupido andare a regolare la tecnologia o addirittura delle aziende. Noi regoliamo gli ambiti di uso, perché quelli rimarranno. La tecnologia cambia, ma l'uso nella giustizia, l'uso nella salute, l'uso, cioè il medico che usa il sistema, perché oggi è un grande tema anche qui, quale medico dirà ha sbagliato l'intelligenza artificiale? Capite quanto è importante che questa intelligenza artificiale che usa il medico sia stata fatta, messa nelle condizioni di non sbagliare, o quando sbaglia di poter essere riconosciuto l'errore? Perché quale medico dirà no, io la penso diversamente dall'intelligenza artificiale? Questo è un tema su cui invito tutti a riflettere, cioè la difficoltà, poi se entriamo in un intake molto ampio di intelligenza artificiale nella nostra società, nella difficoltà poi di dire no, ma io la penso diversamente, ha sbagliato l'intelligenza artificiale. Già oggi siamo in un mondo dove purtroppo molto frequentemente ci viene detto la televisione ha detto questo, internet ha detto questo, allora è così. L'intelligenza artificiale sarà più difficile per una persona qualunque dire ha sbagliato, invece può sbagliare. Noi con i meccanismi di riduzione dei rischi vogliamo ridurre proprio i rischi dell'errore e mitigarne gli effetti quando ci sono degli errori. Da ultimo tema grande, vi ho toccato ovviamente modelli più potenti e intelligenza artificiale generativa, su cui stiamo ancora lavorando. Alto rischio, qualificazione dei sistemi ad alto rischio, che è un po' il cuore del regolamento, su questo siamo a buon punto. Governance, l'ho accennato, ci stiamo lavorando, autorità di supervisione nazionali ed europee, perché la norma non stia sulla carta, ma funzioni. Ultimo tema, che ve lo dico, questo è quello su cui con i governi abbiamo più difficoltà, su cui potrebbe bloccarsi il negoziato, secondo me. Cioè questo è il punto su cui potremmo il 6 non concludere. Io spero di no. Ed è il tema dei divieti e degli usi nell'ambito della sicurezza e delle azioni di polizia, diciamo, eccetera. I governi vogliono mano libera, non le vogliono le regole, parliamoci chiaro, vogliono fare quello che gli pare, con le telecamere biometriche, con la polizia predittiva, con il riconoscimento emotivo dei lavoratori e degli studenti, eccetera, eccetera, eccetera. Il testo del regolamento, il testo del Parlamento, su una base, va detto, già piuttosto limitativa, protettiva della Commissione europea, è andato ulteriormente a rafforzare le tutele per il singolo cittadino, perché noi abbiamo una vocazione come Parlamento che io credo sia importante portare al tavolo, cioè quella di difendere l'individuo, il singolo, la singola azienda, il singolo migrante, il singolo studente, il singolo lavoratore, che non è la prospettiva dei governi. Io sono da 9 anni al Parlamento europeo, ho fatto tanti negoziati. Questo è il negoziato più importante, più impegnativo e più di sostanza che ho mai fatto. Però ne ho fatti tanti.
I governi non hanno mai la prospettiva del singolo, mentre noi ce l'abbiamo per vocazione, e io credo che sia giusto che portiamo questo punto di vista. Quindi vi dico, in parole povere per non farla lunga, il testo che il Parlamento porta sul tavolo vieta tutto l'uso delle telecamere biometriche in tempo reale negli spazi pubblici. E noi non è che vietiamo l'uso delle telecamere biometriche per cercare il terrorista, ma non vogliamo che vengano usate per cercare potenziali criminali, mettendo tutti sotto controllo. Perché o facciamo la Cina, allora forse le cose funzionano, o se dobbiamo fare un po' mezzo e mezzo, credo che il risultato sia di dare in mano a chi può farci quello che vuole, dati sensibili, e di fatto non combattere il crimine. Perché voglio anche essere chiaro, uno potrebbe dire io voglio la Cina, ma questo non è il nostro, non è la nostra proposta. Noi non vogliamo che per trovare il ladro della borsetta tutti siano sotto controllo. Poi bisogna vedere se è vero che lo trovano, però intendo dire, questo è il dibattito che si fa, e noi vogliamo tenere un modello molto chiaro su questo. Ci serve un'autorizzazione di un giudice quando si fanno certe cose, non può la polizia decidere da sola, il riconoscimento emotivo quando appare come un modo per mettere sotto pressione, mettere sotto controllo delle persone, metterle in soggezione, non lo vogliamo. Non vogliamo la polizia predittiva. Io Minority Report l'ho visto, è uno dei miei film di fantascienza preferiti, ma chi l'ha visto, non voglio fare troppi spoiler, scoprirà, se chi non lo ha visto se lo va a vedere, che alla fine non è un'intelligenza artificiale a scoprire chi commette i crimini, e l'impressione è che anche qui queste intelligenze artificiali, vedendo come sono state usate finora i tentativi della polizia predittiva, alla fine discriminano solo delle persone, non trovano i crimini. Ci siamo basati su questo anche per dire che noi quella roba lì non la vogliamo. Ovviamente non è facile, perché ci sono governi che lo vogliono, e non faccio propaganda politica, riporto delle interviste scritte. Il ministro Piantedosi lo ha detto in un'intervista scritta, mi pare alla Stampa, quindi pure al Giornale di Torino, se ricordo bene, che lui vuole le telecamere biometriche in tempo reale da tutte le parti, vuole fare la polizia predittiva, quindi vi dico che questo è uno dei temi su cui... Ora, non vi ho toccato tutti i dettagli, ma credo di avervi dato il senso della questione, e su cui rischiamo di bloccare il negoziato. Nel senso che a livello pubblico, se voi leggete i media anche in questi giorni, si parla tanto dei modelli dell'IA generativa, che ovviamente sono estremamente importanti, ma vi dico che su quello io credo che un accordo alla fine si troverà. Sono più preoccupato su questo aspetto, che è quello del controllo sociale da parte dei governi, su cui abbiamo qualche difficoltà in più. Scusate, è stato molto lungo, ma sono stato, credo, esaustivo. Taccio. Allora, io so che l'ora è veramente tarda, però era, insomma, ci ha dato tutte le notizie che cercavamo, ha appunto superato il mio pessimismo, insomma, non arriveremo mai prima. Invece no, pare che il 6 dicembre si arrivi. Io però mi sembra corretto chiedere se intanto il professor Sartor ha qualcosa da aggiungere come battuta di chiusura. Poi se c'è qualcuno dal pubblico che ha qualche esigenza di chiarimento, magari... immagino. Cose. Ma magari su questo punto della polizia predittiva su cui ci siamo fermati ultimamente e della polizia predittiva e delle telecamere, vorrei un po' capire esattamente dove si colloca lo scontro attualmente, perché mi sembra di ricordare che nella proposta della Commissione fosse prevista la possibilità di utilizzare telecamere anche in tempo reale per un certo tipo di reati, trovare i bimbi smarriti, eccetera. Voi l'avete eliminata questa possibilità, e poi anche mi sembra di ricordare che si ammettesse invece l'uso successivo dei dati, esatto, con sì, molta ampiezza. Posso... Ecco, quindi e dov'è lo scontro? Cioè i governi sono d'accordo per la proposta della Commissione oppure no? Oppure su quello? I governi vorrebbero una formulazione come minimo quella della Commissione Europea. Su cui noi non siamo d'accordo, perché i bimbi smarriti, ma in realtà i bimbi smarriti si trovavano anche con la nostra formulazione, perché noi diciamo non in tempo reale per cercare il perseguimento di crimini specifici, noi autorizziamo tutto, basta che lo faccia un giudice.
Quello che noi non vogliamo è che per dire che, perché quello che noi vietiamo che cos'è? Per applicarlo al tema dei bimbi, che era proprio una forma di distrazione fatta sul testo, noi cosa non vogliamo? Che per dire che esistono 300 bambini smarriti in questo momento in Italia, che nessuno sa dove sono, mettiamo da tutte le parti le telecamere, perché così qualcuno lo ritroviamo. Questo è quello che noi stiamo dicendo che vietiamo. Ma il testo della Commissione, purtroppo, per come era nella vecchia formulazione, tanto che va detto, la Commissione europea oggi si è anche un po' più avvicinata alla nostra linea più, diciamo, restrittiva, ulteriormente restrittiva. Il testo della Commissione di fatto permetteva questo, cioè di dire cerchiamo dei bambini, mettiamole da tutte le parti, però nel frattempo spiamo tutti, perché non è qualcosa che viene usato ex post per recuperare dei dati biometrici, una riconoscibilità di una persona specifica che stiamo cercando, ma si prendono i dati di tutti e vengono elaborati in tempo reale, peraltro con le telecamere che parlano fra di loro, quindi facilissimo diventa scoprire cosa ha fatto una persona tutto il giorno, collegando le varie riconoscimenti facciali in varie parti di una città. Quindi parliamo proprio di una distopia totale. È ovvio che non è che da un giorno all'altro succede questo, ma noi siamo convinti, lo siamo tuttora, che aprire questo sportellino per poter usare la scusa del bambino, del terrorista ipotetico che chissà sarà nascosto, non sappiamo niente, però l'intelligence ci ha detto che forse la potrebbe, allora mettiamo le telecamere da tutte le parti in tempo reale, senza autorizzazione giudice, non c'era neanche quello nel testo originario della Commissione, nei casi più gravi, a noi non ci va bene, e questo noi non lo accetteremo mai, ma i governi diciamo che iniziano a capirlo e penso che un compromesso lo troveremo.